Benvenuti in questa nuovissima puntata di Share, il format che racconta le storie interessanti delle persone che ci circondano. Ognuno ha una storia e deve essere raccontata. Prima di iniziare ti invito a iscriverti a tutti i nostri profili social e a guardare soprattutto le puntate precedenti. Abbiamo vari format molto molto interessanti. Oggi abbiamo l'opportunità di avere un ospite speciale. Con lui e altri colleghi la pausa caffè diventa un momento epico della giornata. Quindi presentiamo lo special guest di oggi. Lui si chiama Pedro! Ciao Pedro! Ciao Davide, ciao a tutti! Allora, la prima cosa che mi sono ripromesso di chiederti è: enunciaci il tuo nome completo. Sentiamo. Pedro José Molina Temen. Che tra l'altro mi dicevi fuori dalla diretta che ogni volta sbagliano a mandarti le mail perché non azzeccano il nome, il cognome. Sì, guarda, quella confusione tra il cognome, qual è il cognome vero, qual è il primo cognome. Dal tuo accento deduco che non sei proprio piemontese. Parlaci un pochino di te, della tua infanzia, del tuo percorso formativo. Io vengo dal Cile. Il Cile non è uno dei più conosciuti. La prima vacanza quando andavo in Cile. Ah, vai dai tuoi, sì, vado in Cile, Ah, peccato che non hai il mare. Io ho detto, abbiamo 4.000 chilometri di mare. Abbiamo più mare che tutto l'Italia. Al nord ti trovi un po' il Caraibi, no? Caldo. Poi viene il sud, la parte urbanistica, la parte industriale. Riserve naturali, montagne, vulcani, la Patagonia. Abbiamo la isola di Pasqua, nella parte ovest, nel mio paese, una città incredibile. Sono nato in una città del nord del Cile che si chiama Salvador. Mia mamma abitava lì, sono nato lì. Però tutta la mia vita, diciamo, la mia infanzia in una città che si chiama San Vicente de Tagua. Il mini Pedro, com'era? Un problema. Penso che sono stato della mia generazione il bimbo che più ha preso il caffè o il tè con la direttrice della scuola maternale. Era molto energetico, era piccolo, il controllo era per una parola che non usavo molto, non esistivo. Visualizzavi già nella tua mente il lavoro che avresti voluto fare da grande? Oppure è stata una passione che è nata poi nel penso tempo? Penso che è stata una scoperta. Io ero molto bravo della matematica, ho fatto delle competenze nazionali. È stato un cambio. È stato quando io ho conosciuto il fratello di un amico, studiava informatica. Niente, io sono sempre stato una persona curiosa, una persona che dice, io volevo scoprire, volevo utilizzarlo. Raccontaci un po' qual è stata la tua prima esperienza lavorativa. Mio papà sempre mi diceva, se tu vuoi avere un bel estate devi lavorare. Lavoravo in un mercatino delle consegne delle spese. Insieme a lavoro comunitario che facevo nella stessa scuola. Dava un po' un stipendio piccolo per poter fare dei lavoretti a scuola, con la manutenzione delle strutture, vendere, pulire. C'è stato un momento nella tua vita che hai guardato verso l'Italia. Perché l'Italia? Cosa c'era in Italia? La mia decisione di venire in Italia praticamente nasce di conoscere il mondo, la cultura, conoscere grandi città. Politecnico di Torino è una università molto prestigiosa a livello europeo e anche mondiale. Qual è stato il tuo primo approccio con l'Italia? Nel senso, sei arrivato e non sapevi la lingua, cioè dove sei andato, cosa hai fatto? Guarda, è stato un salto nel vuoto. E alla mia famiglia io l'ho raccontato un mese prima. Mamma, vado in Italia. Oh. Ah, no! Non ho avuto tempo di niente, di imparare la lingua, di capire com'era la città di Torino. In quel momento era stato in Cile, 80 gradi, e io arrivavo a Torino che avevano meno 10 gradi. Mamma mia! La mia valigia, l'aeroporto di Caselle, freddo, e dicevo, ok, come si dice taxi in italiano? Grazie a Dio mi sono sentito molto accolto, diciamo. Sì, con la gente che ho trovato, con i ragazzi italiani, soprattutto la parte universitaria, mi hanno aiutato molto, parecchio, e alta pazienza per poter iniziare a parlare in italiano. Nel tuo percorso formativo già lavoravi? Qual è stato il tuo primo lavoro qua in Italia? Il primo mio lavoro in un'azienda è stato sempre nell'ambito dello sviluppo, in Java, la parte dello sviluppo del sistema infotainment. Ho avuto difficoltà inizialmente ad avere una
approccio aziendale o comunque tramite la formazione all'università avevi proprio le basi per affrontare il mondo lavorativo italiano? Ho studiato ingegneria informatica. Il problema si studia in file, praticamente l'ingegneria industriale, l'ingegneria della gestione dei progetti. Certo. Nel mercato proprio. Quando sono arrivato al Politecnico ho migliorato le mie competenze nell'ambito tecnico, lo sviluppo, l'analisi, la manutenzione, la parte sistemistica. Solitamente le persone che sono all'estero sognano comunque di trasferirsi, che ne so, a Milano, trovare un lavoro a Milano, la città della moda, oppure a Roma, la grande città della storia, no? Torino per me è stato un amore a prima vista. Noi siamo contentissimi di averti qua. Qual è il tuo inquadramento all'interno di CVS? Io sono nel Team CEM, lavoro nell'ambito sviluppo, manutenzione, sviluppo sempre nell'ambito Java. Un'altra cosa che ti voglio chiedere, nel tuo percorso, diciamo, in CVS, hai avuto modo di specializzarti ulteriormente, no? Mi sono certificato per il Google Analytics, che è l'strumento di Analytics offre Google, principalmente nell'ambito e-commerce. Mi sono certificato su Alfresco con un strumento di gestione di contenuti che è sviluppato in Java. Qual è il tuo hobby principale, oltre alla vita lavorativa? La prima cosa, mi piace molto correre, fare un po' di trekking, prendere la bici, mi piace viaggiare. Quindi quando posso, qualche weekend, con gli amici, andiamo a qualsiasi città, soprattutto in Italia, a fare le foto, la natura. Mi piace molto il pallacanestro, il calcio e ascoltare musica. No, non suono, ma sì, la musica mi piace. Ok, allora Pedro, noi ti ringraziamo tantissimo. Sì, noi, sono da solo. Pedro, guarda, ti voglio ringraziare tantissimo per questo tempo che ci hai dedicato, è stato super interessante e quindi veramente voglio ricordare a tutti voi che ci state seguendo di iscrivervi ai nostri profili social e continueremo con queste puntate molto molto interessanti. Quindi Pedro, grazie mille e ti salutiamo. Ciao! Grazie ragazzi, alla vista! Ciao, ciao!